Ciao, sono Virginia e ho 23 anni. Sono Valerio, ho 26 anni. Lavoro da un paio di anni come capostazione per Rete Ferroviaria Italiana. Il mio lavoro consiste nel dirigere i treni in arrivo e in partenza. Da quasi un anno faccio l'operaio della manutenzione. Facciamo l'installazione e la manutenzione dei binari. Mi sono diplomata senza crederci molto. Sono arrivato al quarto anno dell'Istituto Tecnico Industriale. Dopo l'ennesima bocciatura ho deciso di interrompere gli studi. Ero inoccupato. Trascorrevo le giornate con le mie amiche al telefono su Instagram. Ho cominciato a cercare qualche lavoro, lavori saltuari, per molti lavori magari un po' più stabili richiedevano il diploma, io non ce l'avevo. E poi è arrivata l'estate e ho organizzato un viaggio con gli amici. Un giorno ero in stazione per accompagnare mio fratello, ho notato queste persone che vestite in divisa gialla che lavoravano su dei binari. Andai in stazione e incontrai una giovane ragazza con divisa e berretto. E gli ho chiesto che cosa facevano. Un po' le hanno spiegato, un po' mi ha interessato, non so, visto che lavoravano in squadra, mi piaceva molto. E scoprii che questa ragazza era una capostazione e mi parlò con così tanto entusiasmo e partecipazione del suo lavoro. Preso dalla curiosità sono tornato a casa, su internet ho preso un po' di informazioni, ho visto che per farlo serviva il diploma, ho contattato un mio vecchio professore di tecnologie, ho stretto i denti e ho detto ce la devo fare e ho preso finalmente il diploma. Così dopo la vacanza mandai il curriculum e dopo qualche mese fui chiamata per una selezione del personale. E poi mi sono candidato. Diciamo, il fatto che sono qui dimostra che è andata bene, quindi ho realizzato questo piccolo sogno, un senso proprio di soddisfazione perché fai un lavoro utilissimo. Per me essere capostazione è come far parte di una grande famiglia dove la collaborazione, il darsi da fare, ma soprattutto unire persone e cose mi rende molto orgogliosa. Fai un lavoro in squadra, ti aiuti tantissimo, ci sono situazioni proprio belle da affrontare insieme. Ovviamente c'è l'aspetto dello stipendio a fine mese. Ti dà una stabilità economica che ti permette di fare tante cose, quindi diciamo, sono molto molto contento. Cercare di prendere questo diploma perché è importante, ti permette di raggiungere obiettivi più sfidanti nel mondo del lavoro. Non rappresenta solo un pezzo di carta, ma è l'occasione per trovare una migliore posizione lavorativa. Poi non chiudersi dentro casa, ma cercare di avere contatti col mondo esterno, perché è quello che ti dà il valore aggiunto. Soprattutto accettate e cogliete al volo ogni occasione che la vita vi offre, perché presto quella giusta arriva.